8. Quel bastardo del direttore. Dopo 2 settimane di ricerche a Londra, torno con tonnellate di documenti inerenti a un'inchiesta spinosa. Dovrebbe essere contento, no? Ha tra le mani una di quelle bombe giornalistiche che attirerebbero l'attenzione dei media. E invece lui che fa? Mi guarda e dice: bel lavoro davvero, Ippolito. Ma adesso tieniti pronto, che ti contatteranno per un nuovo lavoro. Ah, e prepara i cappotti. Te ne vai a Szeged. Szeged? Dov'è che dovresti andare? Szeged, in Ungheria. Vai a sapere che mi aspetta lì. Ma come? Non hai neanche il tempo di finire l'inchiesta e loro ti sbattono da un'altra parte. Manco fosse dietro l'angolo, Szeged. Szeged. Quello che è. Eppure strano. L'argomento delle ricerche era un pugno allo stomaco. Di cosa trattava? Memoria di ferro, eh? Tutte ricerche sulla Corporation of Central Bank, sulle sue attività, sul comitato d'affari, oltre agli scandali che le hanno seguiti negli ultimi 2 anni. Roba da anticipare una nuova crisi economica globale. Vabbè, dai, fregatene. Del resto ti hanno dato 20.000 euro per il tuo viaggetto a Londra. Però il compenso te lo ricordi bene, eh? E chi dimenticherebbe mai una cifra del genere? E poi con il nuovo viaggetto potresti anche averne il doppio. Del resto sei tu che dicevi che il rischio è come una bella donna. Ti eccita. E col direttore poi com'è andata? Ho detto che ci avrei pensato, anche se l'ho detto in mal modo. Ho sbattuto la porta e l'ho ammonito di non toccare neanche una delle mie carte. Discorso chiuso col giornale, quindi? Beh, no, non è la prima volta che mi incazzo con loro. Diciamo che è un rapporto d'amore d'odio. Ma i 20.000 euro te li hanno dati? Sì, sì, me l'hanno fatto l'accredito. Ma allora vedrai che si sistemerà tutto. La vedo complicata questa volta. A proposito, com'è che hai deciso di incontrarci proprio qui? Potevamo vederci nel mio ufficio. Perché io non sono nessuno. Io non esisto. O almeno non più. Ah, bene. E questa cos'è? La stronzata delle 11:30? Guarda che dico sul serio, Piero. Io non esisto, non sono nessuno. Anzi, ti dirò di più. Dovrai aprire tu stasera, perché io in tasca ho solo 15 euro e 20 centesimi. Va bene, vedo che non ci hai messo molto a spendere i 20.000 euro. Spero che non sia per quelli che non esisti più. In un certo senso c'entra anche questo. Allora, adesso stai cominciando a stancare. Dimmi, cosa c'entrano i soldi col fatto che non sei nessuno? Continui a non credermi. Ti dico che io non esisto. Me l'hanno detto il mio bancomat, la mia carta di credito e anche qualcuno che non immagineresti mai. Ora comincia a farti capire. Che problemi ha avuto? Truffa? Appropriazione indebita? No, nulla di tutto questo. E allora racconta. Qualcosa di inaspettato. È lei che lo dice, caro signor... Ah, sì! Ha detto di chiamarsi Ippolito, vero? Maurizio Ippolito. Sì. Ma da quanto vedo sul mio terminale, il suo nome è con questa data di nascita, 24 novembre 1972, vero? Non appare da nessuna parte. Devo dedurne quindi che Maurizio Ippolito, glielo ripeto, non è e non è mai stato cliente di questa banca. Ma sta scherzando? Scherzare non è nel mio carattere. Almeno quando non sono a questa scrivania. Senta, non mi va di essere preso in giro da chi mi fa perdere tempo. È solo per educazione che ascolto. Ovvio, non si tratta del suo caso. Ok, va bene, ricominciamo da capo. Sono tornato l'altro ieri in Italia, dopo essere stato 15 giorni a Londra. Questo lo ha già detto. Appunto. Uscendo di casa, ho trovato nella cassetta della posta le fatture del gas e della luce scadute da qualche giorno. Allora mi sono affrettato a prelevare 250 euro al bancomat. Esatto. Quando sono arrivato alla macchinetta, quella non solo non ha cacciato un euro, ma si è anche mangiata il tesserino. E lo stesso è successo alla carta di credito.
Quando sono arrivato nella mia solita filiale, non hanno neanche accennato ad aiutarmi. E io che dovrei fare? Senta, se almeno mi avessi dato uno dei tuoi tesserini, avrei potuto effettuare, che so, una verifica. Ma così, l'unica cosa che posso dirle è che per questa banca lei è un perfetto sconosciuto. E come la mettiamo con l'accredito di 20.000 euro sul mio conto? Ancora con la storia dell'accredito? Le ho già detto che non c'è nessun accredito. E come se c'è? Senta, questo è il mio numero di conto. Me lo ricordo ancora bene. Controlli pure. Non ho nulla da controllare. Né sarei autorizzato a sbirciare su quel conto. La parola privacy non le dice nulla. Quindi secondo lei io non sarei Maurizio Ippolito nato a Napoli? Chi sia lei? Purtroppo, Non mi interessa. Lei per la banca non esiste. Io non esisto. Io non esisto, E allora questo chi sarebbe, In effetti devo ammettere che c'è scritto Maurizio Ippolito su entrambi i tesserini. Ma il tesserino del Servizio Sanitario Nazionale non porta uno straccio di foto. E la patente non è un documento di identità validamente riconosciuto. Adesso le chiedo di allontanarsi. Mi ha già fatto perdere troppo tempo. Per quello che mi riguarda, oggi ho già fatto la mia buona azione. Sono stato a sentirla. Ma che cazzo ti credi di essere? Credi davvero di fregarmi? Ti dico una cosa. Questo signor nessuno qui, prima o poi, ti fotterà quella dannatissima sedia da sotto al culo. Al tuo posto, peserei meglio le parole. Presunto signor Ippolito. Non illuderti più di tanto. Credi davvero che potevi ficcare liberamente il naso nei nostri affari? Sul serio sei convinto che sarebbe bastato, che so, un tabulato e qualche telefonata, qualche foto per mettere fine ai nostri affari, agli affari della Corporation of Central Bank? E cosa c'entra la mia inchiesta sulla Corporation con questo? Che cos'è? Un modo per mettermi a tacere? Sì, metterti a tacere. Toglierti di mezzo. Ma non come credi tu, ovvio, altrimenti ti saresti già trovato con un buco in mezzo agli occhi. E poi ti avremmo buttato nelle fogne, sì, nelle fogne, dove dei topi come te sarebbero stati lì a rosicchiarti lo scroto. Per togliere di mezzo quelli come te, però, non è necessario ricorrere a certi metodi, come dire, obsoleti. Più che il click di una pistola oggi, fai il click di un computer. Basta un click e si cancella un codice a barre, si cancella qualche numero e di colpo tu non sei più nessuno. Tra una settimana ti taglieranno acqua, luce, gas, telefono e forse quanto prima li raggiungerai i tuoi amici, i topi di fogna. Bastardo. Sei soltanto un bastardo. Ma non ti preoccupare, perché le porcate della Corporation verranno alla luce. Difficile che il traffico di organi e di minori passi inosservato. E tu credi davvero che il tuo editore e quel paraculo del tuo direttore pubblicheranno le tue idiozie? Al tuo posto aver preso al volo quell'occasione a segretta, saresti ancora qualcuno. Va pure, signor Nessuno! Ah, e ti consiglio di usare con parsimonia i soldi che ti sono rimasti. 15 euro e 20 centesimi non durano per sempre! E tu come fai a sapere quanto è in tasca? Io
sento l'odore dei soldi! Già il 15 agosto 1971 realizzammo il nostro capolavoro! E ora, con l'abolizione della moneta, senza un bancomat non sei più nessuno! E sono io a decidere a chi assegnarlo! Con la tracciabilità dei pagamenti saprò tutto di ognuno! Hai una sigaretta? Già, già, tu fumi solo sigari. Il fatto è che le ho finite e adesso devo imparare a scoccare. Bella storia! E questa la trama di quale film è? Non scherzate, Piero! No, no, davvero, è proprio una bella trama. E soprattutto, quale sarebbe il capolavoro a cui accennavi? Quello del 15 agosto del 71. Esatto, quello. Prima di quella data, ogni banca centrale era obbligata ad avere una riserva aurea. Ma con l'abolizione della convertibilità, appunto dal 15 agosto del 71, questo vincolo è venuto meno. Tuttavia, nonostante non avessero più moneta, le banche continuano a comportarsi come se l'avessero, continuano a prestarla ed emettono e gestiscono soldi che non hanno. In poche parole, gestiscono quello che a loro non costa nulla, tranne forse la carta e l'inchiostro. Interessante. E cosa c'entrerebbe questo con tutta la storia? Ma come? Non è chiaro. È tutto pari ad un piano di proporzioni sempre maggiori, Piero. Ci sono fogli e fogli della mia inchiesta che dimostrano le porcate della Corporation of Central Bank. Le cifre sono agghiaccianti. Ogni anno, solo in America, spariscono migliaia di bambini. E se alcuni vengono ritrovati, molti altri finiscono nella rete della prostituzione e della pedopornografia. Ma ci sono anche tante altre cose, il traffico di organi. Il giro d'affari è immenso. Fino adesso nessuno ne ha mai parlato, perché il giro è grosso davvero. Oggi un essere umano ha un valore infimo per queste merde. C'è qualcosa di malefico in tutto questo, qualcosa di diabolico. Tu non mi credi, eh? Non è che non ti credo, amico mio. È che penso che tu sia molto, molto stanco e nervoso per la sfuriata che hai avuto col direttore. Vedrai che una volta tornato a casa potrai telefonargli e pace fatta. Così ti prepari per il tuo lavoro, parti per Segled e tutto si risolve. Ma Piero, come procuratore della Repubblica, tu dovresti... Per adesso lasciamo perdere la questione con la Corporation, eh? Intanto risolverò io i problemi con la banca. Anzi, sai che ti dico? Adesso chiami il capo e ti fai dare una bella decina di giorni di vacanza, eh? Prendi il sole, ti rilassi e vedrai che al ritorno sarà tutto risolto. Tieni, prendi questi nel frattempo. Ti serviranno fino a quando non avrò risolto tutto con la banca. Grazie. Ci dormirò su. Poi domani ti faccio sapere com'è andata col direttore. Andrà tutto bene, tranquillo. A proposito, quanto ti è rimasto in tasca dopo quello che mi hai dato? Credo una sessantina d'euro. Beh, almeno se avrai i miei stessi problemi, sarai più fortunato. Pronto? Ah, ciao Mara, come va? Ci sono telefonate per me? Beh sì, sono stato impegnato tutta la mattinata. Sì, l'ho incontrato, era parecchio agitato. Ha cominciato a far litigare su cose riguardanti la Corporation al Central Bank. Sì, della sua inchiesta da Londra. Era sconvolto. Comunque, se dovessi arrivare in ufficio, mettiti a sua completa disposizione. Del resto è sempre un amico. Perdonami, Mara,
richiamo. Ah, bene. 66 ore e 60. 6, 6, 6. Ah!